dai, adesso. Dai, ti prego, ti prego. Bravo, ok, così, così, Lord Sol, non puoi perdere tu. Guarda come. No, tira. Oh, sì, 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 Lord Sol. Sì, Johnny, sì. Ma cosa stai facendo? Sto guardando Lord Sol. No, stai guardando la scena finale del film. Sì. Mi raccomando, non dire troppo ai nostri amici. Non mi piace troppo questo film, Giada. Ma magari loro non l'hanno visto, ma, quindi... Ma è un piccolo spoiler. Non dire troppo. Piccolino. No, non dire niente. Va bene, allora facciamo una cosa. Raccontiamo ai nostri amici chi è Lord Sol. Ok, va bene, questo possiamo dirlo. Lord Sol, Giada, è un combattente leggendario, è un condottiero valoroso e un nemico implacabile. Lui è il Gormita più forte di tutti i Solark. Nella sua lunga vita ha combattuto innumerevoli scontri e lui ne è uscito sempre vincitore. Sempre. Sempre. Grazie al potere della sua spada solare, lui riesce a scatenare contro gli avversari attacchi di pura energia alfa che colpiscono con la stessa energia del sole. Ma quindi è fortissimo? Sì, è una cosa immensa. Però, Lord Sol. Gianni, adesso non diciamo altro, perché in queste puntate tu stai dicendo guarda, un pochino guarda, troppo. Guarda, guarda qua quando lo attacca. Dopo lo guardiamo. No. Dopo, andiamo avanti. Sì, abbiamo tantissime cose sì, da fare. Guarda qua, Giada, come sta. Johnny, sì. Dato che stavi raccontando un pochino troppo del film. Ma non è vero, stavo semplicemente dicendo una cosina. No, stavi dicendo un po' troppo. Infatti. Perché non leggiamo una storia inedita dal fumetto? Sì, i fumetti inediti, mi piacciono tantissimo. Sei pronto, iniziamo? Prontissimo, vai. Una nuova minaccia. Nel cuore del Regno della Roccia, i guardiani sono di nuovo in cammino. Una nuova impresa, infatti, li attende. Certo che non si può mai star tranquilli. Abbiamo appena sconfitto Voidus e adesso dobbiamo ricominciare tutto da capo. Anche se questo vuol dire che l'avventura continua. Non capisco perché la cosa ti faccia sorridere tanto. Ora, per fermare il signore di Darkor, dobbiamo compiere una difficilissima impresa. Già, il nostro nemico è riuscito a infettare l'Elestar con una scheggia di ombra, garantendosi un contatto diretto con Ghost. Non solo, ora riesce a sfruttare la misteriosa energia mecha per potenziare i suoi Darkan. Beh, per fortuna Lord Electrion. È così che si chiama, giusto? Ci ha dato gli ultra bracciali degli elementi. Esatto, e sfruttando il loro potere possiamo evocare una versione potenziata dei protettori di Gorm, gli Ultra Gormiti. Ti sei forse dimenticato che anche i Darkan sono diventati più forti? Certo che no. Ma almeno adesso sappiamo cosa dobbiamo fare! Ci basta trovare quelle colonne e riattivare Guerrieri Mecha. Vedrete, sarà un gioco da ragazzi! Ma che ho fatto di male? Ditemelo! Sei... serio? Mega onda oscura! Un gioco da ragazzi? Io sono diventato invincibile! E adesso ve ne renderete conto. Trappola oscura! Gred incanala la sua energia oscura nel sottosuolo, creando un attacco invisibile che colpisce i suoi bersagli dal basso, imprigionandoli con il suo potere malefico. I guardiani sono nei guai! Wow Giada, che bella questa storia, com'è che va a finire? Lo scopriremo nei prossimi episodi. Uffa, quanta suspense! È bellissima, però, vero? Sì. Gianni, io adesso ti sfido ancora, perché prima o poi dovrò pur vincere. Giada, è una cosa impossibile, lo vuoi capire no, o no? No, io ho ancora fede per vincere. Te lo devo scrivere in caratteri cubitali, cioè grandissimi? No, allora. Adesso vedrai. La fortuna sarà dalla mia parte almeno una volta. Sai Giada, sinceramente, a me spiace che perdi ogni volta. Non voglio che ogni volta perdi, dai, va bene, facciamo sta sfida. Io scelgo questa. Allora, vediamo, secondo la mia... Veloce, io già scelto e aperto. Secondo la mia logica, quella vincente è questa qui. Vedete? Guardate che belle. Vediamo. Apriamo? Io già ho iniziato. Già aperto. Vuole scegli fare molto lentamente. Ok. Perché fai così? Perché secondo me con lui perde. Ti vedo già un po' triste. Un pochino, perché secondo allora, me... Allora, io... Sai perché? Perché nei cartoni animati non guardare, questo personaggio perde sempre. Va bene, allora vediamo io... un po', forse una speranza. Io ho trovato Omega Lord Voidus.
Io ho trovato Omega Trooper. Lo sai che esplodono loro nelle puntate, però... vabbè, fa niente. Sotto il piedino? Sotto la codina ho il numero 3. Io il numero 7. Sulla card? Sulla card ho il numero 9. Non so leggere questo numero. 7 più 9 è 16. È tipo 104 io sulla card. 104. Non esiste 104, fammi vedere. Quindi ho vinto io, però no, finalmente ho vinto. È il numero 5. Ho vinto, vedi Johnny, parlavi tanto e invece finalmente ho vinto. Ma sì, perché alla fine ho detto dai, sì, Giada adesso perde sempre. Non è vero, non è vero, faccio controllare anche a loro tutto quanto in regola. Finalmente ho vinto io. Va bene, per una volta, tutte quelle che ho vinto io. Johnny? Dai. È arrivato il momento della bacheca gormitica! E sì, ci sono arrivate foto, dediche, disegni, ma andiamo sì. Per ordine. Iniziamo. Allora, iniziamo subito da Gaetano, che ci manda questo bellissimo disegno, ha disegnato Krios, giusto sì, Giada? Sì, ha disegnato Krios. Ci scrive, ciao Gianni e Giada, vorrei tanto partecipare al vostro show, spero che il mio disegno vi piaccia. Un saluto alle mie sorelle Alessandra, Maria Rosaria e Giulia. Vabbè, speriamo di vederti dal vivo. Sappiamo che qua al Gormiti Show le sorprese non finiscono mai. Comunque il tuo disegno è davvero bellissimo, bellissimo. Ah, e c'è scritto che il tuo personaggio preferito è Saburo. Piace molto anche a me, piace molto anche a me. Fa parte del Popolo del Fuoco. È vero, è così, vero. È così. Proseguiamo. Sì, Luca. Ci ha mandato due foto, Luca. Ok, Luca. Ah, ok, la foto del compleanno. Della sua bellissima torta. E la foto della sua collezione super mega gormitica. Allora, ciao Johnny e Giada. Mi chiamo Luca, ho 5 anni e adoro i gormiti. Ho fatto queste foto per voi e vi mando anche la foto della torta del mio compleanno. Bellissima e buonissima. So che a Johnny piace molto Lord Carrion. Lord sì. Carrion, che è anche il mio preferito. Invece a Giada piace molto Lord Titano. Vabbè, intanto lo sa. Sì, lo sa. Però, senti, vuole recuperare. Sentiamo. Allora, ho deciso che la torta dei 6 anni sarà proprio di Lord Titano. Sì, grandissimo. Allora aspetta, mi devi invitare perché dobbiamo mangiarla insieme. Allora se inviti Giada vengo anch'io perché la voglio anch'io la torta, guarda che bella che è. Sembra buonissima. Oh, che buona. E ha una collezione stupenda. Wow. Ha tutto. Panini Magazine, tutto. La Torre Neca, disegni, il bracciale, bravo Luca, sei super gormitico. Amici, se voi volete vedere i vostri disegni e le vostre foto qui sulla nostra bacheca gormitica, sì, mandateli a gormitishow.gormiti.com. Le mostriamo nelle prossime puntate. Giada, cosa devono fare i nostri amici? Devono continuare a seguirci sui nostri social. Vai. Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi. Mettete tantissimi like. Ma tantissimi, una pioggia di like. Non ci resta che salutarvi. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao.